V-Trend. Ma va a letto con tutta la gioia di questo mondo. Siamo riusciti in un'impresa storica, è la prima volta che a Pontedera riusciamo a portare avanti la democrazia e arrivare al ballottaggio. Io di questo non posso che essere grato alle migliaia e migliaia di cittadini di Pontedera che ci hanno dato fiducia, che hanno creduto in noi e che ci hanno portato a questo risultato storico. Insieme a noi loro hanno scritto la storia di Pontedera. Senti, come va letto anche un altro risultato, ovvero il risultato europeo e la tendenza invece che poi si è prospettata a livello comunale? Questo è normale, è fisiologico. I cittadini all'europee vedono una visione un po' più ampia e cercano di pensare al bene. Poi sul piccolo e sull'amministrativo tante volte ci sono ancora troppe posizioni legate a 70 anni di potere, che sicuramente può favorire dei voti di amicizia o di convenienza. E quindi da qui deriva questo calo, ma non ci fa paura, perché comunque sia siamo convinti che per chi vuole davvero il cambiamento a Pontedera può trovare in me la persona che è qui pronta ad ascoltare e a portare avanti le istanze di un cambiamento. Cioè, è la prima volta che ci troviamo al ballottaggio, io farò quello che ho sempre fatto fino ad oggi, stare tra i cittadini, ascoltarli e portare avanti le loro istanze, perché a differenza di chi come Francone è stato fino ad oggi in giunta, si è sempre rinchiuso in quel palazzo, noi siamo persone che amano Pontedera e che sono qui in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini e ascoltano i loro problemi e cercheremo di portarli avanti. Penso a quello che è il lavoro, che è venuto meno a Pontedera perché faceva più comodo tante volte seguire delle logiche di partito dettate dall'alto che pensare al bene dei lavoratori. Penso al commercio, che è sempre stato bastonato e mai agevolato. Penso a tutto quel sociale che anche lì è sempre stato messo da parte, chi a Pontedera ha sempre vissuto, e per andare incontro a chi magari arriva da lontano e è appena arrivato, insomma. C'è bisogno di ripartire dai Pontedera, dai pontederesi e da chi vuole il bene di Pontedera.